Noi stiamo facendo una protesta contemporaneamente in tutte le città d'Italia per inviare praticamente le nostre proposte in tema di sicurezza al Presidente del Consiglio. Chiediamo innanzitutto lo sblocco del turnover che affligge il ricambio del personale della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine in generale. Per contrastare l'emergenza terrorismo, che voglio dire, è all'ordine del giorno, no? Come sappiamo, proprio notizia di ieri, l'ultimo attentato. Pertanto, possiamo assumere immediatamente più di 1.000 agenti che sono già vincitori di concorso, quindi senza ulteriori spese, e quindi per tenere fede anche alla cosiddetta spending review. Pertanto noi diciamo, proponiamo delle idee, delle proposte concrete, attuabili, così come è stata sempre la nostra iniziativa la riforma delle forze di polizia, la unificazione, dove veramente lì avremo un risparmio di risorse da reinvestire nella sicurezza, sicurezza per i cittadini. E pertanto questa iniziativa che ci vede qui in maniera così provocatoria ai semafori con lo slogan la sicurezza, per la sicurezza dei cittadini rubiamo il posto ai lavavetri, quindi vuole essere un'iniziativa di proposta. Il pericolo del terrorismo è attuale ed è concreto, non lo dico certamente io, qualsiasi cittadino sa ed è cosciente di tutto ciò. Per questo ritengo che la proposta del sindacato autonomo di polizia di istituire dei corsi specialisti in maniera antiterrorismo per il personale sia un fatto, diciamo, concreto, che permetterebbe al personale della Polizia di Stato, che secondo noi potrebbe essere non preparatissimo per queste evenienze, necessita. C'è quanto ha detto il nostro segretario generale Tonelli a Roma, ha lanciato un paragone, no? Si spende più per le pulizie del Parlamento che per finanziare un corso antiterrorismo per il personale della Polizia di Stato.